Attestati falsi sulla sicurezza nel posto di lavoro o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa. Li rilasciava un ente formativo sito in provincia di Trieste, individuato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla sostituto procuratore Cristina Bacher. Le indagini presso un cantiere edile hanno consentito, una volta raccolte le prove dell'illecito, di denunciare sia il titolare dell'ente di formazione che il datore di lavoro dell'operaio, che risultava in possesso della falsa attestazione. Le indagini, realizzate attraverso decine di testimonianze, perquisizioni e il sequestro di centinaia di registri e attestati di formazione, hanno permesso di acclarare la non conformità di alcuni corsi e il rilascio di almeno 15 certificati formativi sulla sicurezza non legali. In alcuni casi i corsi non venivano svolti dal lavoratore, ma semplicemente inserita la loro presenza nei registri, in cui si attestava falsamente il superamento del corso. In altri invece le modalità dello svolgimento erano difformi per durata. Ma non solo, non esisteva alcun interprete durante i corsi, anche in presenza di lavoratori stranieri che non parlano l'italiano. Di fatto bastava versare al professionista compiacente la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva in brevissimo tempo un attestato apparentemente conforme che permetteva in caso di ispezione di evitare sanzioni, mettendo in questo modo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori.